E ancora il risolto, il giallo di sabato scorso, dove ha perso la vita Stefano Leo, biellese, 33 anni. Era appena uscito di casa, da questo portone, Stefano Leo, 33 anni, biellese, e si stava recando al lavoro. Una volta uscito dal portone, attraversa il lungo Po. Questo è il tragitto che percorreva Stefano. Lungo Po, Machiavelli. Sono circa 600 metri dal luogo dove ha incontrato la morte. Un posto all'apparenza tranquillo, dove molte persone portano a passeggio i loro cani. Ed è proprio qua, nei pressi di questa panchina, che la vittima ha incontrato il suo aggressore, che gli ha sferrato una coltellata alla gola. Stefano, con la gola insanguinata e una sciarpa al collo, ha cercato di raggiungere la scalinata a pochi metri di distanza. Stefano, agonizzante, ha cercato di salire questi 15 scalini, cercando aiuto, barcollando. Una mano al collo per tamponare la ferita. È giunto in strada, lungo via Napione. Ha cercato di fermare le auto. Cercava aiuto. Ed è proprio qua, in mezzo a Corso San Maurizio, che la sua corsa è terminata. Stefano Leo aveva solo 33 anni. Ed è stato ucciso da una mano ancora sconosciuta. Non si conosce il movente. Le indagini proseguono a 360 gradi e dalla telecamera posta in via Cadorna, angolo Corso San Maurizio, si cercherà di ricostruire gli ultimi istanti di vita di Stefano.